qua con una nuova recensione. Oggi vi voglio presentare queste bellissime filate. Prima di iniziare a presentare i filati, volevo dire che se avete visto sul gruppo abbiamo messo un nuovo amministratore e si chiama Giuseppe. E allora, questo amministratore praticamente si gestisce la parte dei filati e sarà lui a comunicare prezzi, sarà lui a dire delle novità, sarà lui a dire le quantità, dipende quello che volete chiedere. Io tutte le volte che arrivano le nuove filate vi farò la presentazione, così avete l'idea anche da vicino come sono i filati, non solo in fotografia. Bene, un'altra novità, l'avevo già aggiornato nel tutorial precedente, se vi ricordate, che avevo messo un numero di cellulare per utilizzare WhatsApp, visto che non sempre io posso rispondere velocemente su YouTube, per cui ho cercato di mettere questo numero per poter facilitare, diciamo, il nostro contatto per aiutarci. E naturalmente non ci saranno le chiamate, ve lo dico, ma risponderò solamente tramite WhatsApp, perché se mi metterò a rispondere a tutte le chiamate non ho vita. Se vi ricordate, era successo tanti anni fa con questa cosa, per cui voglio evitare polemiche, discussioni, tutto qua. E allora parliamo di nuovo di noi. Come stavo dicendo, da questo momento nel nostro gruppo abbiamo Giuseppe, che se volete informazioni sul filato che io sto presentando o volete acquistare, basta entrare sul gruppo e lì mi risponda immediatamente Giuseppe. Se lui non c'è in quel momento, possiamo anche rispondere io, mia figlia o la Raffaella, dipende, ok? Anche voi stesse, perché no? Siete ormai esperte, diciamo, di questo ambiente lavorativo. Bene, detto questo, adesso passiamo subito alla presentazione. Io oggi vi voglio presentare questi bellissimi filati, che sono veramente belli, e come sapete io quanto amo dei filati, ve li voglio subito presentare. Allora, questo è un filato chiamato numero 5, intanto, faraone, 100% cotone egiziano, vedete? E filati si chiama Carlotta, anche qui abbiamo il nome. Poi questo è un 100% puro cotone, me lo scrive chiaro, vedete? 100 grammi, 272 metri, colore 140, bagno lotto 310. Questo filato si utilizza con l'uncinetto del 3, ma noi lo possiamo utilizzare dal 3 anche fino al 4,5, anche per caso il 5, se aggiungiamo, che ne so, della me per esempio. Devo dire che è molto morbido, bello per fare copettine, magliettine, tu anche il costume non è male, perché è bello rigido per fare questo tipo di lavorazione. Devo essere sincera, è molto molto bello. Bene, adesso vi faccio vedere altri filati. Ok, poi abbiamo questo bellissimo filato, vedete? Sembra la faraone, 100% cotone egiziano. Bene, sempre filati Carlotta. E come vedete è 100% puro cotone, grammi 100, 272 metri, colore 3, bagno lotto 4. Questo sempre con l'uncinetto del 3, vedete? Però potete utilizzare anche vari uncinetti, ok, da 3,5 in su si può utilizzare, perché è veramente bello. E di questi qua ci sono anche altri tipi di colore, proprio vari sfumati. Bene, e come dico sempre, qua possiamo fare qualsiasi tipo di lavoro, vedete come è filato? Bene, adesso vi faccio vedere gli altri colori. Di questo qui, vedete, c'è un altro tipo di sfumato, vedete che bello, c'è un giallo, un rosa, tutto chiaro sfumato, ecco, così lo vedete bene, vedete, sempre lo stesso filato della faraone, vedete, 100% egiziano, ma qua mi dà anche 100% puro cotone, vedete, 100 grammi, sempre 272 metri con l'uncinetto 3, o se no utilizzate l'uncinetto che volete. Questo è un color 50, bagno lotto 3, vedete?
E anche questo è molto molto bello. Io qua ci voglio realizzare qualcosina di speciale che dopo vi farò vedere che cosa realizziamo. Bene, detto questo, adesso vi passo l'altro filato. Come di questi filati qui, come avevo detto, di sfumate ce ne sono tantissime, ok? Per cui poi avete la varia scelta che volete, non è un problema. Poi passiamo anche a questo bellissimo bianco. Vedete com'è bello, sempre della Farone numero 5, perché a volte mi chiedete i numeri e adesso ve lo sto dicendo. Poi abbiamo 100% cotone egiziano, vedete? E questo, anche questo, è con l'uncinetto del 3, vedete? 100 grammi, 272 metri. Questo è un colore 01 e il bagnolotto 384. Questo qui ve lo dico già che faremo subito un progetto, ma aggiungerò anche dei lamè che presto vi farò vedere nella prossima recensione, ok? Perché mi deve arrivare. Bene, detto questo, adesso vi farò vedere i tre filati, quelli con il lamè. Io li ho presi tutti e tre i colori, ma ci sono vari colori, sia questo con il rosso, sempre della catenella. Vedete, questo è color 604-792 bagnolotto e questo sono 25 grammi, 265 metri. E qui possiamo utilizzare qualsiasi tipo di uncinetto, o lo possiamo anche, vedete com'è sottile, lo possiamo utilizzare e metterlo con altri filati insieme. Vedete? Ed è veramente facile da poter lavorare. E questi sono gli altri, sia d'argento e sia oro, ve l'ho voluto far vedere. Adesso vi faccio vedere invece l'altro tipo di cotone. Adesso abbiamo il fiocco. Il fiocco ne abbiamo parlato per un bel po' di tempo, che abbiamo fatto anche dei lavori, se vi ricordate, con questo colore, o con il rosa o con il bianco, se vi ricordate bene. E ho sempre presentato questo fiocco. Devo dire che è veramente bellissimo. Adesso io ve lo faccio vedere così in tinta unita, ma ci sarà anche quello con il lamè che avevo già fatto vedere, anche quello. Però presto, adesso non ricordo se lunedì o martedì, vi farò vedere vari colori con il lamè. Adesso vi presento questo bellissimo colore, vedete? Questo si può lavorare fino all'uncinetto del 2,5, 3,5, anche il 4, non è male questo qui. Poi colore 7637 l'859, vedete? Molto bello. Questo è un filato delle tre spere che viene dato, vedete? Devo dire che Giuseppe ha preso dei bellissimi filati. Questo è un 50 grammi, 125 metri. Ok? Questo è il primo colore. La stessa cosa abbiamo con il color salmone. Vedete, è un salmone. A volte è sempre un arancione, ma è un salmone questo. Ha la stessa capacità di tutti di quello che abbiamo detto. L'uncinetto dal 3,5, dal 3 a 3,5. Si può utilizzare sempre 50 grammi, 125 metri. Questo è un lotto 7271, no, scusate, il colore è il lotto 93. Poi vediamo, vedete che bella, anche questa per una copertina da neonati, è veramente magnifica. Poi abbiamo sempre lo stesso, abbiamo detto 50 grammi, 125 metri, l'uncinetto da 3,5 fino a 3,5. Dal 2,5 a 3,5, ma si può utilizzare anche il 4 volendo, si può fare un bello morbido. Questo è un colore 7608 e questo è l'874. Devo dire che di questi fiocchi ce ne sono vari vari colori, ma sono veramente belli. Presto vi farò vedere anche la recensione, quello con il lamè. E infine vi faccio vedere l'ultimo bellissimo colore. Vi voglio far vedere questo bellissimo cotone da 150 grammi. È un colore sfumato, adesso vedete questo qui, ma presto ci saranno altri colori che vi farò vedere. Questo è un, si rappresenta, vedete, 150 grammi e praticamente metri 550 metri, tra 500 e 550 metri, ok? Questo è un colore 401 bagnolotto 70. Ci sono vari tipi di colore. Ve lo posso dire, sia sfumato che colore normale, tinta unita. Questo è un puro cotone Egitto, vedete, chiamato Parigi, file, file, fili, vedete? Questo con una taglia
46-48, basta un, qua io vi dico quello che c'è scritto qui, però per uno scamiciato, vedete? 46-48 basta un gomitolone di questo. Invece per la 6-48, per una maglia per fare normalmente normale donna bimbo, bastano due gomitoloni. Invece per la 46-48 con le maniche e tutto, donna bimbo con tre gomitoloni, invece per una 50 uomo o massimo donna, 4 gomitoli, quello che c'è scritto qua. Naturalmente, io questo dopo quando lo provo vi dirò circa quanto ne consumiamo. Praticamente questo si può utilizzare con l'uncinetto del 3,5 4, ma anche il 4,5 vi posso garantire che va bene. Vedete com'è bello? Ci sono vari colori sfumati. 150 grammi, un bel gomitolone, ed è anche bello morbido da poter realizzare anche dei vestitini, delle maglie, anche dei scialli sfumati, non è male come idea. Bene, io vi ho presentato per adesso questi prodotti che mi sono arrivati, me li faccio vedere tutti insieme, ok? Devo dire che sono veramente molto soddisfatta. Piano piano faremo dei progetti, che così almeno tutte le volte che inizierò un progetto vi dirò già in anticipo che filato ho utilizzato, per poter anche decidere in tempo quale fare. Poi volevo anche dire, per qualsiasi cosa basta andare sul gruppo per, se vi servono colori o idee o non so, anche dell'informazione, che basta cliccare lì, Giuseppe vi risponde. Io poi su box informazione, come sempre, metterò il mio numero di cellulare per WhatsApp, che adesso stanno arrivando tanti messaggi che già mi scrivete, e metterò anche il sito di Giuseppe, che potete anche andare lì a vedere. Il sito si sta aggiornando perché piano piano si sta ingrandendo, e lì troverete quasi tutto quello che io, questo quello che vi ho detto c'è già tutto, però man mano che farò delle recensioni vedrete anche altri prodotti, ok? Bene, ringrazio Giuseppe per avermi mandato questi bellissimi filati, e volevo anche ringraziare tutti voi che mi seguite. Se vi è piaciuto questa pubblicità di filati, basta commentare o anche chiedere qualsiasi tipo di dubbi che avete. Bene, detto questo, ci vediamo al prossimo tutorial, sarà presto con uno di questi filati, e anche un'altra recensione ci sarà la prossima settimana. Così vi aggiorno ancora di più il nostro, come dire, mentidio, come lo chiamo io, nei nostri filati. Detto questo, vi saluto, presto, come sempre, cliccate like, commentate, io ci sarò sempre. Ciao ciao!